Un nuovo sit-in davanti al Consiglio regionale ai dipendenti della Gamma, per cui la cassa integrazione straordinaria scade il 4 novembre. Il governatore Donato Toma ha dato rassicurazioni in merito all'accesso agli ammortizzatori Covid, altre 9 settimane di sostegno al reddito. Ho messo a corrente delle interlocuzioni politiche che abbiamo a livello ministeriale, loro già sapevano per la verità quali erano le notizie che mi erano pervenute e come stiamo procedendo per assicurare a quei lavoratori quantomeno e subito la cassa Covid. Davanti a Palazzo d'Aimmo anche un incontro informale poi con l'assessore al lavoro Marone. Dopo che è saltato l'emendamento a firma Lega in Senato, presentato in sede di conversione al decreto agosto ma poi non rientrato fra quelli posti in votazione, c'è la possibilità di agganciare il rifinanziamento dell'area di crisi complessa alla legge di bilancio. Così sarà possibile chiedere la proroga della cassa straordinaria. Ma ammortizzatori a parte, i sindacati e i lavoratori chiedono soluzioni per il reimpiego degli addetti e il rilancio della filiera. Contatti sono in corso fra la Regione e vari imprenditori, e Amadori, pur non essendo più interessato al macello, avrebbe in queste ore riaperto il dialogo. Serve un investimento per la ripresa delle attività lavorative, per le politiche attive, serve creare lavoro. Quindi al di là di quello che potremmo fare con l'emergenza Covid su quello che si potrà dare come riscontro, ma qui c'è bisogno di investimenti, di fare in modo che la Regione arrivi compatti a tavolo ministeriale per porre 2 o 3 richieste che poi vengono inserite nella legge di stabilità o comunque nella legge di bilancio e si sia per il 2021 una svolta.